Ciao a tutti, oggi vi spiegherò come utilizzare l'olio di cocco sul pelo dei vostri amici a quattro zampe. Ma prima di iniziare, non dimenticarti di mettere mi piace e di iscriverti al canale. L'olio di cocco è antibatterico, antimicotico e ha molti altri benefici, per non parlare di quanto è facile trovarlo. Ma lo sapevi che può essere utilizzato anche sui nostri amici pelosi? L'olio di cocco può essere utilizzato per via orale oppure come crema. Può mantenere il pelo del tuo cane o gatto lucido e sano, cura la pelle secca e irritata. Sapevi che uccide anche i parassiti? Come pulci e le zecche. L'uso dell'olio di cocco può essere più economico dei soliti trattamenti e ha anche meno possibilità di causare problemi di salute. L'olio di cocco è un ottimo prodotto naturale e può essere utilizzato sulle orecchie del tuo animale domestico, per alleviare i sintomi delle infezioni fungine. Inoltre, se ingerito regolarmente dall'animale, può offrire benefici alla pelle, all'apparato digerente, al sistema immunitario e alle funzioni metaboliche. L'olio di cocco da utilizzare è quello extravergine spremuto a freddo. Contiene acido linoleico, responsabile dell'uccisione e della lotta ai parassiti. Quando acquisti l'olio, ricorda che se viene conservato in una stanza calda, risulterà liquido e trasparente. Ma se tieni l'olio in un luogo più freddo, sembrerà strutto. Se ingerito, per i cani di piccola taglia, la dose giornaliera è di un cucchiaino, per cani di taglia media, si consiglia un cucchiaio da dessert al giorno. Ma vale sempre la pena ricordare che, prima di iniziare questo trattamento, è opportuno consultare il proprio veterinario. Se vuoi usarlo localmente sul tuo animale, metti un po' di olio sulle mani e strofinale. Dopodiché, applicalo sulla pelle o sui peli del tuo animale, ovunque trovi pulci, pelle secca e squamosa, pelle irritata o caduta di pelo causata dal prurito. L'area risulterà un po' grassa, ma è importante strofinarla bene. Le pulci moriranno dopo 5 minuti. Dopodiché, metti dei vestiti sull'animale, per evitare che lecchi il punto in cui hai applicato l'olio. Puoi applicare l'olio tutti i giorni o alcune volte alla settimana, fino a quando non ti accorgi che tutte le pulci sono sparite, o quando la pelle mostra miglioramenti e i peli stanno ricrescendo. Ricordarsi di lavare il letto dell'animale e tutti i suoi oggetti, per evitare nuove contaminazioni. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici.